Grazie Eccellenza. Approfitto anch'io di pochi minuti in sede di replica, non perché debba ulteriormente precisare opinioni e considerazioni che ho espresso nell'intervento principale, però seguendo la logica del dibattito e ahimè, e non so neanche per quale giustificabile ragione, essendo stato più volte richiamato dai colleghi dell'opposizione verso un confronto che credo sia avvenuto in maniera estremamente politica e civile, anche da parte del sottoscritto, anche nel suo intervento, e quindi evito assolutamente di replicare, se vogliamo, alle strumentalizzazioni del neoconsigliere Selva di ieri sera indirizzate alla mia persona, semplicemente per una ragione. Credo che siamo di fronte ad un avvio di legislatura nella quale la politica impone di guardare avanti, di indicare quelle che saranno le prospettive della nuova maggioranza, di esplicitare quali saranno le volontà in maniera più o meno marcata, più o meno dettagliata. Il tempo a disposizione che abbiamo è quello e quindi non sempre forse ci ha consentito di poter essere estremamente precisi su un lavoro che partirà da domani mattina, da oggi pomeriggio. È chiaro. Ma è altrettanto chiaro che in un dibattito come questo, proprio perché è in partenza, proprio perché è a cavallo tra una legislatura appena terminata e una nuova che si avvia, dovevamo anche in maniera altrettanto obbligata avere un occhio di riguardo a una memoria estremamente vicina, cioè quella della legislatura appena passata, quella di cui avete avuto voi la responsabilità. E su questo permettetemi che possa anche esserci un aspetto critico da parte del sottoscritto o da chi come me ha vissuto con una posizione diversa sicuramente quella legislatura. Ho gradito molto di più in questo ragionamento, ma per ovvie ragioni di raffinatezza del pensiero politico, l'intervento del professor Bindi, del collega professor Bindi. Per una semplice ragione. Ha parlato di opinioni politiche, di scontri verbali politici, che non sono e non devono essere la guerra tra di noi. Perché nel caso, e cerchiamo questo di averlo tutti un pochettino come nuovo paradigma mentale, dobbiamo assolutamente avere un solo nemico, e cioè combattere la crisi del nostro Paese, nel caso tutti insieme. Questi passaggi sono stati anche buona parte del mio intervento, dove ho parlato proprio di aspetti che ci devono vedere protagonisti insieme e insieme svolgere un lavoro per il Paese. E vorrò farlo con una maggioranza oggi fortemente rappresentativa, ed è un dato oggettivo. Abbiamo in aula 44 seggi, cosa che non avveniva da tantissime legislature, che ci consentirà attraverso quella maggioranza di lavorare su quelle riforme oggi non più rinviabili, sicuramente, colleghi dell'opposizione. Ma dovremo farlo, come ho detto in vari passaggi del mio intervento, con l'impegno di tanti, e cioè di tutti voi. E forse non basteremo, perché vorrà dire intervenire in quelle circostanze con tutte le altre realtà del Paese, sindacale, associative, di categoria, insieme ai cittadini. Se in tutto questo, che ho comunque sostenuto con forza, sia stato interpretato in maniera estremamente strumentale, forse un po' superficiale, forse un po' banale, beh, allora mi fermo, ma non si fermerà il mio impegno di dimostrarvi il fatto che dovremo lavorare assolutamente insieme, non con la guerra, ma con l'unico prospettiva che è il nostro Paese. E su questa ha ragione il professor Bindi. Grazie. Grazie consigliere Lonfernini. La parola a Selva Vladimiro. Prego.